Di Fabio Morasca. Sabato 19 maggio 2018, Simone Coccia, con l'aiuta concorrente del Grande Fratello 15, ha scatenato una lite furiosa tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino. Quest'ultimo, infatti, durante un confessionale che ha visto protagonisti i soli uomini, si è lasciato andare ad una battuta un po' osè ma tutto sommato innocente, e che è stata decisamente travisata, soprattutto, all'indirizzo della nuora di Gino Bramieri: vado ad infilarmi dalla Bramieri. Il compagno di Stefania Pezzopane si è prontamente recato dalla Bramieri per riferirle la battuta. Lucia Bramieri, però, ha inteso il verbo infilare in un altro modo. Insomma, avete capito. Filippo Contri, però, ha preso le difese di Danilo Aquino in modo deciso, fornendo il proprio personale punto di vista e rivolgendosi a Simone Coccia con queste parole. Eravamo tutti maschi in confessionale come in uno spogliatoio, non importava venire qui a fare del perbenismo davanti a tutti. Danilo non è stato un maschilista, non è stato un maleducato e non è stato sessista. Non ha mancato di rispetto a Lucia, era solo una battuta. Se Lucia non vuole essere associata al sesso, è un discorso. Danilo parla romano ed è stato frainteso. Non avrei fatto il perbenista come te. Le cose si fanno col cuore, non così davanti a tutti. Filippo, quindi, ha sfoderato l'asso nella manica, rinfacciando a Simone Coccia i messaggi hot che spedì proprio a Lucia Bramieri. Ma poi parli tu che non avevi ancora guardato negli occhi Lucia e le hai scritto: dove ti piace mordere? E poi accusi di sessismo Danilo, hai una donna a casa e scrivi ad altre certe cose, tu non puoi accusare di sessismo una persona che ha fatto una battuta. Non accetto che gli venga dato del mostro. E Simone Coccia si è innervosito ancora di più quando Filippo ha menzionato la sua compagna. Vota l'articolo 4.00 su 5.00 basato su uno voto. I video del canale Donna.